Allora, buonasera, ringrazio tutti i colleghi, gli amici, i partner, i corrispondenti, le compagnie di essere intervenuti. Vi invito a sedervi un minuto per un saluto da parte mia e poi vi presenterò l'ospite di questa sera. Anzitutto questa sessione, quest'anno l'evento di AIC è un evento leggermente diverso dagli altri, sia perché ogni anno mi rendo conto che il livello dei nostri ospiti migliora, aumenta anche la loro autorevolezza e la presenza di assicuratori. Uno dei più belli complimenti che mi è stato fatto è: grazie che hai portato tutti gli assicuratori milanesi a Roma, così evitiamo il viaggio per andarli a trovare. Ed è purtroppo uno dei problemi che noi operatori del mercato del centro-sud Italia abbiamo, che se dobbiamo cercare un assicuratore, tranne alcuni casi, uno dei quali lo presenteremo stasera, dobbiamo prendere il treno e andare, o l'aereo e andare a Milano. Fatta questa premessa, grazie di cuore, c'è stato nel pomeriggio un workshop dedicato alle novità per alcune nuove opportunità che abbiamo colto con alcuni nuovi assicuratori con cui abbiamo aperto rapporti di collaborazione recentemente, ricordo, e naturalmente che hanno permesso le strategie di sviluppo del 2018, ricordo nell'ordine AIG, ricordo nell'ordine COFAS, ricordo nell'ordine Italiano Assicurazioni e per ultimo, solo perché era ultimo come relatore ma come compagnia sicuramente è la prima, Poste Assicurazioni. Quindi grazie di cuore per il supporto che avete dato e soprattutto per aver trasformato il pomeriggio dei colleghi della parte di sottoscrizione in occasione di approfondimento su nuovi temi, nuove coperture, nuove soluzioni. E come al solito io voglio ringraziare per l'esito eccezionale della serata tutti i miei colleghi che hanno fatto degli sforzi enormi per organizzare questa serata. Non voglio citarli uno per uno perché sono 35 e tutti hanno condiviso questo successo della serata. Sicuramente il tempo ci ha dato una mano perché il fresco piano piano arriva e nello stesso tempo voglio, prima di passare la parola all'ospite di questa sera, che rappresenta una nuova compagnia nel mercato romano, quindi rullo di tamburi, ringraziare ciascuno di voi per aver dato ad AIC con la collaborazione, con il supporto, con la continua condivisione di strategie comuni, l'opportunità anche quest'anno di mettersi in gioco e crescere in ottica prospettica in un mercato che cambia, in un mercato che sta dando delle grandi scosse in termini di cambiamenti, ma allo stesso tempo di opportunità. Quindi le grandi opportunità di AIC siete voi in ordine di supporto, di capacità e di collaborazione con i nostri corrispondenti. Quindi grazie di cuore di questo vostro supporto. Come consuetudine delle serate di AIC, invito a prendere la parola per un breve saluto l'amministratore delegato di una nuova compagnia che ha sede a Roma e che da poco ha preso le redini qui della ex Ariscom, parlo di naturalmente Argo Global. Passo la parola a Giovanni Tucci, amministratore delegato. Grazie Giovanni. Grazie Fabrizio. Allora, io ho sentito parlare di questo evento, diciamo, che ormai è scritto negli annali della storia assicurativa, non solo romana, ma di tutto il paese, e non me l'aspettavo così bello. Devo dire congratulazioni Fabrizio, perché è bello, diciamo, il colpo d'occhio, è bella la location, come hai fatto a trovare un tempo al 9 di luglio così piacevole, no? Che con l'estate torrida che ci attanaglia, invece devo dire è veramente bello. Comunque, al di là di questi piccoli, diciamo, complimenti, i complimenti li devo fare alla tua organizzazione in primo luogo, perché credo che il momento che ha attraversato questa compagnia, che adesso ho il piacere di dirigere, è stato un momento molto particolare, soprattutto negli ultimi mesi, in cui una gestione straordinaria poteva comportare anche la messa in discussione del portafoglio e addirittura dell'esistenza della compagnia, e invece grazie alla collaborazione, devo dire, proficua
e duratura che la tua organizzazione, te in particolare, avete garantito, questo non è successo. Poi, per carità, esistono gestioni commissariali che 90 volte su 100 terminano in una brutta storia, e nel nostro caso, per fortuna, non è andata così, anche perché è arrivato un investitore. E credo che la notizia di questo investitore sia una notizia che faccia piacere a tutti, non soltanto a voi, parlo a chi collabora nell'organizzazione di Fabrizio, ha la possibilità di lavorare con operatori internazionali su aree di business spesso specialistiche, ma può far piacere anche a chi sul mercato opera e magari da questa sana concorrenza trae lo spunto per migliorare ulteriormente il mercato. E credo che questo sia nell'interesse di tutti. Io credo profondamente nella legge della concorrenza, nel fatto che si riesca ad affermarsi, a migliorare, ad innovare, grazie anche a qualche competitor che fa qualcosa di diverso, qualcosa in più. Quindi vi volevo parlare un po' di Argo. Argo ha trovato in Ariscom, diciamo, un soggetto molto interessante e molto affine al suo modo di lavorare. Sapete che è una società di origine americano-bermudiano, con un rating importante, con un livello di capitalizzazione sicuramente che vi farà piacere poter raccontare ai vostri clienti, e che ha un profilo assolutamente specialistico. Quindi alla fine riuscire ad avere nella faretra delle frecce che hanno magari una gittata e una potenza più forte dovrebbe essere una buona notizia. Quindi io credo che questo livello di specializzazione, che oggi non avete ancora potuto misurare attraverso la compagnia con cui avete lavorato in questi 9 anni, perché mi dicono è dal 2009 che voi collaborate con Ariscom, per cui sono tanti tanti anni, direi il 90% della storia di questa azienda alla fine, quindi non è per niente poco, anche se in valore assoluto può sembrare poco. Quindi dicevo, è importante riuscire ad avere le frecce il più affilate possibile al nostro arco, e credo che questo succederà perché l'interesse non è semplicemente quello di poter essere presenti sul mercato, l'interesse è quello di poter garantire a questo mercato la capacità necessaria per rispondere ai bisogni dei clienti, e quindi anche in termini di posizionamento il nostro sarà un posizionamento forte, in particolare sui settori su cui vogliamo essere più presenti. Mi riferisco a tutto il mondo della responsabilità civile, in particolare nell'area professionale, dove riteniamo di poter avere delle competenze, degli strumenti che possano rispondere adeguatamente al mercato, ma ci interessa, e credo interessino anche a molti di voi, l'ambito delle piccole e medie imprese in generale, no? È un settore di cui tutti parlano e su cui credo che il modello di servizio vincente ancora probabilmente non si sia realizzato. Io credo che molti di voi abbiano la possibilità di avere un contatto diretto con i clienti, un livello di servizio che può effettivamente consentire di superare anche, diciamo, un interesse esclusivamente sul prezzo, ma poter garantire una continuità di relazione a questo segmento. Ecco, a noi interessa moltissimo, e interessa che in questa catena del valore riusciamo a fare adeguatamente la nostra parte. Per cui non è semplicemente un interesse di business quello che manifestiamo, ma è la massima attenzione in termini di innovazione, in termini di competitività, in termini di servizio liquidativo, che è stata un'area che probabilmente non ha avuto nella storia recente il massimo splendore. Mi riferisco chiaramente alla compagnia, non a quello che voi avete fatto rispetto ai vostri clienti, e su cui dobbiamo investire, e su cui credo molto che si potrà ancora fare e fare la differenza. Quindi io penso che poi ci affacceremo anche a dei settori di business che magari
possono interessarvi in varia misura, e questo sarà la storia evolutiva che attraverseremo nell'arco dei prossimi mesi, no? Il mondo in particolare dei trasporti, il mondo anche delle employee benefits, della salute, quindi delle collettive infortuni, delle collettive malattie, che per noi possono rappresentare un'area di sviluppo. E quindi io mi auguro che questa collaborazione che c'è stata in maniera proficua per molti di voi nell'arco degli ultimi anni, possa consolidarsi. E sono convinto che la presenza di un gruppo internazionale per voi sia una garanzia di risultato, per voi possa essere una solida spalla di lavoro, e mi auguro che questa collaborazione possa andare avanti in maniera molto forte. I nostri piani di sviluppo passano attraverso la vostra capacità di soddisfare le esigenze dei clienti. Io con questo vorrei concludere, anche perché mi rendo conto di essere l'unico ostacolo tra il vostro appetito e la cena, e quindi mi tolgo di mezzo e vi ringrazio ulteriormente per l'attenzione e per il lavoro che farete. Grazie a voi, grazie a Fabrizio. Grazie Giovanni, vorrei solo ricordare che Giovanni rappresenta una delle pochissime compagnie presenti su Roma, quindi non c'è bisogno di prendere il treno per avere degli assicuratori che possono soddisfare le vostre esigenze, naturalmente tramite IC banalmente. Grazie, buona serata e buon divertimento.